Buonasera, sono Marcello Anselmo per il Book Blog e sono qui con Yamunin. Ora gli farò qualche domanda. Allora, il rapporto tra narrazione e vita, esperienza, per te è importante. Puoi dirci... Sì, assolutamente sì. Fammi una domanda. Ok. Volevo partire da questo presupposto per dirti, chiederti, la scrittura, la narrazione, è per te uno sfogo, un mezzo per... perché scrivi, insomma? Perché scrivo? Scrivo, beh, innanzitutto, ma parto dal libro. Ho iniziato a scriverlo per dare un senso alle mie giornate. Cioè, nel momento in cui dopo una settimana di lavoro mi mettevo davanti al mio computer per tirar giù il resoconto della settimana di lavoro, in quel momento ricreando quelle situazioni, o creandole anche per la prima volta, cioè mettendo insieme un po' di elementi diversi, mi rendevo conto che stavo dando un senso alle mie giornate, che altrimenti sarebbero state semplicemente e dolorosamente 8 ore di lavoro per 5 giorni, e per me non era sufficiente. Quindi innanzitutto questo, dopodiché le pagine si sono accumulate e sono diventato un libro, e la cosa che mi premeva di più, e qui chiudo, era raccontare una storia, cioè tirar fuori un senso attraverso la narrazione, ma soprattutto raccontare una storia e attraverso questo trarne un giovamento, innanzitutto mio e poi comunque delle persone che fortunatamente andavano a leggere le storie sul blog, perché tutto è partito da lì. Grazie. Beh, durante questo incontro ci hai raccontato molti aneddoti divertenti riguardo all'aprire e non aprire, ma tu quando ti suonano per aprire, per leggere l'acqua, apri? Come ti comporti con queste situazioni? Beh, io questa è una bella domanda. Faccio tesoro delle esperienze passate, innanzitutto questa di letturista dei contatori dell'acqua. Poi ho fatto anche il venditore porta a porta per un breve periodo. Ma io penso che innanzitutto, al di là delle esperienze che ognuno di noi ha avuto, se ci ricordiamo in ogni momento di avere sempre presente che la persona che abbiamo lì davanti fosse anche uno stronzo, la sua vita è una vita che merita rispetto perché ha una sua dignità. Di conseguenza anche un'azione difensiva, qualora fosse diciamo un malintenzionato, come dicono le nostre nonne, anche lì il modo migliore per difenderci emerge, e non deve essere necessariamente aggressivo, ecco. Molti per difendersi diventano aggressivi, ma credo sia semplicemente sbagliato, ecco, boh, questo. Grazie ancora. Posso chiederti una curiosità? Questo nome d'arte, da dove viene? Il nome d'arte viene da lontano, perché è un nome che mi porto dietro da più di 10 anni. Sono quasi 20, per essere onesti, sono 20 anni ora che ci penso, perché stavo cercando un nickname per aprire la mia prima casella di posta elettronica, e dopo 2 ore di tentativi infruttuosi ricordo mia madre che entrò in camera e mi fa: ma sei ancora lì? Ma Yamunind. E dico: perfetto, Yamunin può andare. E infatti così è stato e me lo sono portato dietro. Grazie mille per il tempo. Dal blog è tutto, arrivederci. Ciao.